Buonasera, grazie per essere qui e non mi dispiace dirlo che siamo come sardine e oggi... Abbiamo organizzato, ho pensato di organizzare questo Speaker Corner perché dopodomani, fra due giorni, il 25 dicembre, si celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La giornata è stata statuita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 17 dicembre 1999, per cui dopodomani saranno passati 20 anni e noi celebriamo questa data. La giornata è stata scelta non dall'Assemblea, però la data è stata scelta da un gruppo di attiviste dell'Intesa Femminista latinoamericana e dei Caraibi per ricordare le tre sorelle Mirabal che furono brutalmente assassinate dal regime dominicano nel 1960. Noi lo facciamo per ricordare la giornata, ma lo facciamo soprattutto perché questa sera è dedicata soprattutto alle giovani donne presenti in questa sala. Donne fortissime, che sanno che però che dovranno lottare più dei loro coetanei maschi per farsi notare, lottare contro gli stereotipi in cui vi costringiamo, lottare contro tutti i modi in cui vi definiremo prima ancora che voi possiate farlo per voi, combattere contro l'invisibilità del soffitto di cristallo, impegnarvi per non farvi sottovalutare, per non essere messi a tacere. Le vostre parole però stasera ci daranno speranza e l'energia che percepiamo qui non ha nulla a che fare con gli ostacoli, è l'energia di decine di donne e uomini che proprio qui, in questo momento, stanno lottando. Apriamo quindi lo Speaker Corner e chiamo Francesca. Perfetto, chiunque voglia intervenire può comunicarcelo, grazie. È meglio che non lo dici mai a nessuno. È meglio che non lo dici mai a nessuno, tranne che a Dio. Tua madre ci morirebbe. Caro Dio, ho 14 anni, sono sempre stata una brava ragazza. Magari mi puoi dare un segno per farmi capire cosa mi sta succedendo. La primavera scorsa, dopo che è nato il piccolo Lucius, vi ho sentiti che vi sticciavano. Lui la tirava per il braccio, le diceva: è troppo presto, Fonso, non sto bene. Alla fine la lasciati in pace, passa una settimana. Lui la tira per il braccio un'altra volta e lei: no, non me la sento. Non lo vedi che sto già mezza morta e poi con tutti questi bambini? È andata dal dottore di sua sorella, a Melbourne. Mi ha lasciato qua per badare i piccoli. Lui non mi ha detto una parola gentile. Ha detto soltanto: adesso lo fai tu, quello che tua madre non vuole fare. Prima mi ha appoggiato il coso sopra il fianco e l'ho strusciato un po'. Poi mi ha afferrato le tette. Poi mi ha ficcato il coso dentro la figa. Mi ha fatto male e io mi sono messa a piangere. Lui mi ha stretto alla gola e ha detto: è meglio che ti stai zitta e ci fai l'abitudine. Ma io non ci faccio l'abitudine. E ora mi viene da vomitare ogni volta che tocca a me cucinare. Mamma mi strilla e mi guarda, è contenta, perché lui adesso la tratta bene, ma è troppo malata per campare ancora a lungo. Caro Dio, mamma è morta. È morta urlando e dicendo parolacce. Urlava contro di me. Le parolacce le diceva a me. In Italia nell'ultimo anno sono state uccise 142 donne, oltre l'85%, ben 119, le donne uccise in famiglia. È meglio che non lo dici mai a nessuno, tranne che a Dio. Tua madre ci morirebbe. E invece no, diciamolo, rimuoviamo la cortina di silenzio. No. 1911. Marie Curie viene respinta dall'Accademia Francese delle Scienze. Lo stesso anno riceverà il suo secondo premio Nobel, questa volta per la chimica, e la scoperta di due nuovi elementi, polonio e radio. Purtroppo all'epoca gli effetti dannosi delle radiazioni sull'organismo non erano ancora noti.
per questo Maria, nel 1934, morirà a causa di un'anemia plastica, morirà a causa della sua stessa scoperta. 1 dicembre 1955, Rosa Parks sta tornando dal suo lavoro e rifiuta di cedere il suo posto sul bus ad un passeggero bianco. Per questo motivo viene arrestata. E proprio per questo stesso motivo, dalla sua protesta pochi giorni dopo, ed esattamente il 5 dicembre, nascerà il boicottaggio dei bus a Montgomery, che durerà 382 giorni. Il 13 novembre 1956, la segregazione razziale sui mezzi pubblici di trasporto viene dichiarata incostituzionale. 20 agosto 2018, Greta Thunberg, con un cartello che recita «Sciopero scolastico per il clima», scende in piazza e manifesta davanti al Parlamento svedese di Stoccolma. Mobilita una generazione, dà vita a un movimento e porta in piazza 7,6 milioni di persone. Cosa sarebbe successo se quel giorno Rosa si fosse alzata? Se Maria avesse rinunciato ai suoi studi? Se Greta quel giorno avesse deciso di andare a scuola? Cosa sarebbe successo se queste donne avessero aspettato che qualcuno agisse al loro posto? Non devi mai aver paura di quello che fai se sei nel giusto. Sapete, mi hanno insegnato che la strada per il progresso non è rapida né facile, ma nessuno è troppo piccolo per fare la differenza. Buonasera, scusate, io preferisco attaccarlo meglio. Ditemi se si sente. Ok, buonasera, io sono Annalisa Assunto della CGIL di Cosenza. La prima cosa, voglio porgere un caloroso... Non si sente allora, scusate? Così si sente? Non è acceso? È acceso? Okay. Di solito dicono che grido, quindi io cercavo di essere in un luogo così piccolo, di gridare meno, perché per deformazione pressionale noi facciamo altro e quindi gridiamo nelle piazze, diventa un po' antipatico quando gli ambienti sono piccolini. La prima cosa, porgere un caloroso saluto a tutti gli ospiti che sono qui stasera, ed è un piacere essere qui con voi, e soprattutto ringraziare il Comitato Aria Storica, l'associazione e tutti gli organizzatori di questo evento che hanno invitato anche la CGIL a presiedere. Noi mai avremmo potuto mancare un'iniziativa di questa natura. Lo ricordava bene Francesco Limena, che ho sentito telefonicamente, quindi ha già introdotto quello che è l'argomento di questa sera. Lunedì ricorre una data importante, il 25 di novembre del 1960, quando fu quella data che ci lasciò un'eredità. Le sorelle Mirabal ci hanno lasciato un'eredità importante, forse un lascito inconsapevole. Mi è piaciuto molto il video che ha dato l'inizio a questa iniziativa di questa sera, forse perché in realtà racchiude ed è espressione di molte delle cose che noi pensiamo, di molte delle cose che noi diciamo costantemente, e non è soltanto una presa di posizione femminista e demagogica quando parliamo di gap di genere, quello che abbiamo visto là. Dicevo, un'eredità storica, quella delle sorelle Mirabal, che deve essere considerato un valore da non perdere, che non deve ridursi ad una semplice commemorazione, motivo per cui lunedì moltissime saranno le associazioni e soprattutto le parti sociali che da nord e sud celebreranno questa giornata, la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Saranno tante le panchine rosse su cui verrà impresso un numero, il 1522, che è il numero nazionale antiviolenza, molti cortei, molte mostre fotografiche. E la CGIL anch'essa vuole contribuire con un progetto dal titolo Donne in Ascolto. Il progetto prevede appunto l'apertura di punti di ascolto presso le camere del lavoro cittadine e le camere del lavoro zonali, a sostegno delle problematiche delle donne nel mondo del lavoro, chiaramente offrendo non soltanto quella che è già prevista, ossia una tutela legale, ma anche la disponibilità ad ascoltare le problematiche di genere, familiari, sociali, relazionali, per indirizzare quelle donne che ne avessero bisogno verso le associazioni strutturate, quindi affiancarle nei momenti di difficoltà. Riteniamo indispensabile progettare delle iniziative volte a costruire dei percorsi culturali e di prevenzione alla violenza di genere, definite in tutte le sue declinazioni, perché poi la violenza si declina in tanti modi, a partire dalla sensibilizzazione degli studenti e dei giovani all'interno dei percorsi scolastici, per diffondere una grammatica di comportamenti e di linguaggi attenti ad evitare derive violente e discriminatorie fin troppo diffuse oggi purtroppo nella quotidianità.
riteniamo che possa essere utile attivare uno sportello di ascolto insieme con le nostre delegate e i nostri delegati che abbiano competenze specifiche, legali, mediche, di assistenza sociale e che volontariamente possono mettere a disposizione parte del loro tempo per indirizzare correttamente le donne che lo richiedono alle strutture o alle associazioni esistenti del comprensorio. Un'organizzazione contestualmente a quelle che sono le specifiche competenze di un'organizzazione sindacale nell'affrontare, noi quotidianamente affrontiamo le tutele contrattuali, i disagi e le discriminazioni sui posti di lavoro, pensiamo che possa essere un valore aggiunto, offrire un vero punto d'ascolto della condizione della donna, che incoraggi la volontà e la necessità di comunicare le difficoltà o le criticità che vivono nel loro quotidiano. Crediamo che queste attività possano rappresentare un segno tangibile di vicinanza e di impegno per le donne, non solo nei giorni tradizionali di commemorazioni o delle feste, ma ancora di più in una regione come la Calabria, che presenta gravissime criticità economiche, sociali, occupazionali, con particolari riguardo alle donne. Noi cadiamo spesso nell'errore, guardate, io lo sento nella dialettica comune, di considerare la violenza solo come percosse, lesioni, minacce, stupro, e contestualizzati in un ambiente degradato e caratterizzato da scarsa cultura o da condizioni economiche difficili. La violenza in realtà non ha alcun cliché, questa è di varia natura. Essa si può manifestare in dinamiche diverse e in contesti culturali e socio-economici di ogni livello, concretizzandosi in comportamenti tanto celati quanto evidenti. Il report 2019, lo diceva se non sbaglio anche la Gazzetta del Sud stamattina, della Polizia di Stato, conferma che ogni 15 minuti si verificano reati di violenza contro il genere femminile. Sono vittime di violenza domestiche, ma anche di un altro genere di violenza, guardate, sempre più sofisticata. Quelle psicologiche capaci di demolire la nostra dignità femminile, anche senza sfiorare fisicamente il corpo della donna, e talvolta senza che la vittima ne abbia immediatamente consapevolezza. Spesso una donna si ritrova di fronte alla difficile e ingiusta scelta tra occupazione e maternità. Noi con questa cosa ci scontriamo quotidianamente. Discriminate o licenziate al sopraggiungere, dico io, di quella che per noi è una cosa naturale, la gravidanza. E non è forse anch'essa questa una declinazione di violenza? Voglio dare un taglio più spiccatamente sindacale a quella che stasera è un'iniziativa importante contro la violenza sulle donne. Il 31 agosto, vi voglio raccontare un fatto, il 31 agosto del 2017 una signora, si chiamava Giuseppina Spagnoletti, era giunta nelle prime ore del mattino nelle campagne di Ginosa. Si era messa a lavorare perché era una braccianda agricola e alle 11 è stramazzata a terra, è morta quasi senza fare rumore. Naturalmente subito si sono ricercate quelle che potessero essere le cause legate a patologie cardiache della signora, ma è indubbio che il caldo di quei giorni, era il 31 di luglio, ricordo, era il 31 di agosto, ricordo, il caldo di quei giorni, le condizioni di lavoro della signora e quant'altro possono aver influito su questa situazione. E perché non declinare allora questa una violenza? D'altra parte, la vicenda di questa signora in realtà richiama un altro tragico precedente, che era quello della signora Paola Clemente, che invece è un'altra bracciante tarantina, morta il 13 luglio del 2015 mentre era al lavoro per la cinellatura dell'uva a Telecampagne di Andria. In un'intervista il marito disse, ve lo voglio leggere, cioè testualmente: andava via di casa alle 2 di notte, prendeva l'autobus alle 3, arrivava nei campi intorno alle 5.30, noi a casa la rivedevamo non prima delle 6, quel pomeriggio non la vedemmo più. Guadagnava 27 euro a giornata, poco, diceva il marito, ma per noi quei soldi erano fondamentali. Paola si è sentita male e non sono riuscito più nemmeno a salutarla. Ecco, bisogna fermarsi, e ho quasi concluso, non è facile tenere un sindacalista in 3 minuti, ve lo dico, vi chiedo perdono, ma bisogna fermarsi un attimo prima di ascoltare la storia di Paola Clemente, perché è una storia di schiavitù, guardate, accaduta a pochi chilometri dalle discoteche, dalle masserie 5 Stelle, da quella Puglia che, come ha detto qualche VIP, somiglia alla California. E questa volta non c'è nemmeno la coperta, non c'è nemmeno la possibilità della coperta razzista per nascondere la faccia, perché questi erano tutti italiani, sia gli schiavi sia i caporali. La storia di Paola, e vado a concludere, come quella di Giuseppina, come la storia di tantissime altre donne che cercano con tanti sforzi di afferrare la stessa dignità personale e sociale degli uomini, quello l'abbiamo visto in quel video, rimodulato rispetto a quello che era l'espressione di quel video, ma diceva tantissimo. Il lavoro delle donne in Italia continua a essere caratterizzato da segregazione occupazionale, impieghi poco qualificati, gender gap, il gap di genere e sottooccupazione.
Ecco, io credo che l'uguaglianza di genere, de jure e de facto, è un elemento chiave per la prevenzione della violenza stessa. Lunedì sarà un'occasione importante per mandare un grande messaggio di uguaglianza, che sia di forte stimolo alle istituzioni tutte e sia di esempio per un'Italia in cui maschilismo e macismo avranno sempre meno cittadinanza. Grazie. Ciao, buonasera a tutti e grazie per l'invito a questa bella manifestazione. Come vedete sono a Bruxelles, però mi fa piacere ringraziare innanzitutto Francesco, Vittorio, Gaspare e Rocco per aver voluto invitarmi e naturalmente tutte le associazioni che hanno dato vita a questa bella manifestazione a Cosenza per la libertà delle donne contro questa piaga terribile contro cui dobbiamo combattere, che si ripete ancora, si ripete giorno per giorno, che è la violenza contro le donne. Causa, lo sapete bene, ne parlerete oggi, di tantissime troppe morti ingiuste, troppe morti di nostre sorelle che vivono sulla loro pelle questa violenza insopportabile, che trova le sue radici antiche in troppi anni di cultura patriarcale e nell'idea di una subalternità di fatto delle donne. Lo dice molto bene la Convenzione di Istanbul, che come sapete è uno strumento fondamentale che ci siamo dati, che abbiamo, su cui abbiamo lavorato qui all'interno di questo luogo che è il Parlamento europeo, che è la prima cornice giuridicamente vincolante per combattere la violenza domestica, perché si sofferma appunto in particolare sulla violenza domestica, e dicevo mette in evidenza, quando parla delle radici della violenza, il fatto che si manifesta sempre la violenza con un rapporto di forza tra diseguali e individua appunto in una subalternità, in una subalternità culturale, una subalternità economica, molto spesso la radice appunto della violenza stessa, e individua nella necessità di raggiungere una parità de jure e de facto la ragione fondamentale, come dire, la prevenzione fondamentale per combattere questa piaga. Sapete che però la Convenzione di Istanbul, che rimane uno strumento fondamentale che l'Italia ha ratificato, una volta tanto abbiamo un primato positivo, abbiamo ratificato prima gli altri paesi la Convenzione, però purtroppo vede la resistenza insopportabile, incomprensibile di molti altri paesi che invece si rifiutano di ratificarla. E allora per questo noi stiamo lavorando non solo facendo una pressione doverosa a questi stati membri che con motivazioni veramente visibili, ridicole, si rifiutano di ratificarlo, sostenendo appunto che metterebbe in crisi, diciamo, i loro modelli culturali, alcuni di questi governi sostengono queste cose, quindi naturalmente noi stiamo mettendo sotto scacco e sotto pressione per vedere quanto prima approvata la Convenzione stessa. Ma nello stesso tempo sappiamo che dobbiamo dare un segnale chiaro, per questo ci stiamo battendo anche per una ratifica europea della Convenzione, che non sarà vincolante, non è vincolante, ma un indirizzo chiaro. E allo stesso tempo sappiamo che bisogna fare di più per combattere la violenza in ogni luogo dove si manifesta. Perché dicevo, ha radici antiche ma ha strumenti inediti grazie ai quali la violenza si riproduce, grazie ai quali si invera. E penso a tutti i nuovi luoghi pubblici, che sono un banco di prova straordinaria per la nostra capacità di dare risposte a tante donne che appunto si aspettano dalle istituzioni presenza e sostegno. Penso a quanto avviene sui social network, penso a quanto avviene su internet, penso a quanto avviene nei nuovi luoghi pubblici, nelle nuove piazze virtuali, che però, come dire, presentano conseguenze molto reali nella vita della donna. Penso a quanto accade con l'odiosissimo fenomeno del revenge porn. In Italia siamo riusciti ad approvare, grazie all'impegno delle nostre parlamentari, voglio citare Enza Bruno Bossio, che è una compagna valorosa che da anni si batte su questi temi per difendere le tante donne che sono oggetto appunto di violenza. Abbiamo ottenuto una battaglia importante, abbiamo ottenuto una vittoria importante in Italia, ma non basta. Rimane da affrontare tutto il tema del diritto all'oblio, rimane da fare ancora tanto. E allora la strada che abbiamo da percorrere, care compagne, care amiche, care ragazze, care sorelle, vorrei dire,
è lunga e tortuosa, non sempre è semplice, però io ho la convinzione che tanto più la strada è difficile, tanto più facendoci forza l'un l'altro, tenendoci per mano quando la strada diventa più difficile, insomma, riusciremo facendo questo a ottenere davvero dei buoni risultati e fare un buon lavoro per tutte quelle donne che, come dicevo prima, si aspettano da noi risposte importanti. Noi ci siamo e ci siamo soprattutto per loro, quindi avanti, avanti insieme. Grazie per quello che farete oggi. Luca Bonelli, FGS. Sempre di più, ultimamente si sente sempre di più parlare di violenza sulle donne, e questo nel 2019 è davvero preoccupante. Gli ultimi studi parlano si concentrano l'attenzione soprattutto sulla percezione sociale del fenomeno. In effetti la percezione sociale è viziata da alcuni stereotipi che ancora vengono veicolati dai mass media, come per esempio frasi del tipo: quella ragazza era vestita in maniera troppo provocante, troppo appariscente, oppure magari sentiamo: lui è un bravo marito, una brava persona, un bravo uomo, lei però tutte le sere usciva, andava a ballare con le amiche. Ecco, purtroppo ancora questi stereotipi ci sono e non ci dobbiamo nascondere. Peggio ancora però quando la percezione sociale è filtrata, perché è strumentalizzata per fini politici. Quanto è il prodotto di securitarismo e di xenofobia. Allora è qui che la politica, la sinistra tutta, deve intervenire e deve combattere la battaglia, e la deve vincere prima ancora di quella elettorale, per riportare al centro la solidarietà umana, che è l'anima da sempre della sinistra italiana. Sono qui perché voglio raccontarvi una storia. È una vicenda che risale all'aprile del 2018. Siamo in Spagna, ma in fondo è una storia comune e potrebbe ripetersi. È una storia che ci fa riflettere sul perché ci sia ancora bisogno di tutto questo femminismo qui, a casa nostra, in Europa e nella vicina e calda Spagna. Velocemente riepilogando i fatti, una ragazza di 18 anni viene violentata da 5 uomini, i quali vengono condannati per abuso e non per stupro, secondo la distinzione fatta dalla legge spagnola in ragione del ricorso o meno alla violenza e o intimidazione. Il dato eccezionale in questa vicenda fu la reazione di un gruppo di suore carmelitane. Il post delle carmelitane dice così su Facebook: noi viviamo in clausura, indossiamo un vestito che arriva quasi alle caviglie, non usciamo mai la notte tranne che per le emergenze, non andiamo alle feste, non beviamo alcolici e abbiamo fatto voto di castità. È una scelta che non ci rende migliori o peggiori di nessuno, sebbene paradossalmente ci renda più libere e felici di molte. E proprio perché è una scelta libera, difendiamo con tutti i nostri mezzi a disposizione, e Facebook è uno di questi, il diritto di tutte le donne di fare liberamente il contrario, senza per questo essere giudicate, violentate, intimidite, assassinate o umiliate. Il post su Facebook si conclude con: sorella, io sì, ti credo. C'è bisogno del MeToo e delle denunce, delle proteste, dei discorsi che qualcuno a vario titolo ha tacciato di essere pedissequi, come se si trattasse di una caccia alle streghe, al presunto stupratore o molestatore. Sì, c'è ancora bisogno del femminismo, inteso come parità di genere reale, meritoria e non di comodo. Ma c'è proprio bisogno di tutto questo portare avanti la causa, di svegliare le coscienze, di riformare il linguaggio. Sì, ce ne sarà bisogno fino a quando un uomo penserà ancora di fare colpo su una donna come se fosse la solita battuta di caccia, dicendo le frasi del tipo: tu non sei come le altre. Ma le altre chi? Le altre che cosa? È possibile che per esaltare qualcuna si debba necessariamente ammucchiare le altre in un pollaio e poi denigrarle e schernirle e ancora etichettarle in categorie subumane? E ancora continuare con gli sprologhi inutili distinzioni di donne di serie A
e di donne di serie B, di donne con la T maiuscola e di quelle con la T minuscola. E ancora, tutte contro tutte, per arraffare il consenso di una società maschilista e patriarcale, di una società che mi vuole a casa presto la sera perché fuori è buio ed è pericoloso, di una società che dice che bene che io non viaggio o viva da sola, di una società che decreta di che lunghezza deve essere la mia gonna, il numero dei miei partner, l'età anagrafica che devo dimostrare per essere piacente. C'è ancora bisogno di femminismo se la persona che dietro di me sull'autobus mi tocca il sedere non si sente in imbarazzo e mortificata come me che subisco il suo atto di prevaricazione. C'è ancora bisogno di femminismo se la colpa della fine di una relazione è sempre dell'altra, mai di lui. Ce ne sarà bisogno fino al momento in cui due persone di genere diverso per la stessa mansione o compito percepiranno due salari diversi, fino a che le scelte personali di una donna ricadranno sulla sua possibilità di impiego. E ancora finché ci sarà chi crederà che una donna che decide di non essere mamma e moglie sia una donna a metà. C'è bisogno di femminismo ogni volta che ci fischiano per strada con il richiamo da zoo. C'è bisogno di femminismo ogni volta che si insinua in me il pensiero vile, meschino, che una bella donna che gode di notorietà e di successo sia lì per meriti non suoi. Le grandi violenze si generano da pensieri malsani come questi e le piccole privazioni che possono sembrare cose da niente originano il sentimento di possesso, di superiorità. Commenti inappropriati possono far sorgere la convinzione che il silenzio potrebbe essere assenso, che un no vale a metà se detto da me, da una donna. Il mio no vale esattamente quanto il tuo. Fattene una ragione. E per quello che può valere, sorella, io sì, ti credo. Buonasera. Allora, stasera parlo... Mi sentite? Stasera parlo... scusate, mi sono emozionata, non parlo mai in pubblico. Faccio parte dell'associazione Sofema contro la violenza sulle donne, l'associazione di contatto, e quindi stasera parlo proprio in qualità di associata. Come è stato già detto, il 25 novembre è una data per ricordare la violenza sulle sorelle Mirabal, che sono state brutalmente uccise. Prima di essere uccise però sono state stuprate. E mi pare quasi una sorta di prassi che chiunque esercita una violenza su una donna, prima di ucciderla, prima di picchiarla, la stupra. Quasi come se il corpo della donna, quasi come se la donna stessa fosse un oggetto, fosse soltanto utile per dare piacere al prossimo, per dare piacere all'uomo. In maniera particolare è stato proprio eseguito uno studio su questo che attesta come effettivamente il corpo femminile sia sessualizzato, sia mercificato e oggettivato quantitativamente e qualitativamente in maniera diversa in confronto a quella dell'uomo. Questa prende il nome di oggettivazione sessuale, che significa proprio quando una persona è trattata come un corpo disponibile per l'uso e per il piacere degli altri. Quindi la donna viene vista semplicemente come un qualcosa che può dare piacere al prossimo, e quindi nell'atto dello stupro vediamo proprio come effettivamente si cerca di umiliare, oltraggiare la donna, la sua persona, cercando prima di possedere il suo corpo, perché l'uomo in questo caso si sente proprio un possessore, si sente come se fosse il padrone di un oggetto. Questo, oltre a un punto di vista fisico, avviene anche da un punto di vista psicologico. A chi non è capitato di essere etichettato come qualcuno che non è? Oppure, indipendentemente dal genere, quindi uomini e donne hanno etichettato altre donne con dei sostantivi che non le descrivono affatto. È come se la donna fosse soltanto corpo, fosse soltanto il sesso biologico e tutto quello che c'è dietro, quindi la sua intelligenza, la sua capacità, il suo modo di riuscire effettivamente ad ottenere un qualcosa, sia dato solo esclusivamente dal fatto che abbia un corpo formoso e sinuoso.
Io credo che il cambiamento debba avvenire proprio cercando di abbattere questa concezione che si è incarnata nella nostra società anche in maniera implicita e soprattutto che è stata portata avanti dalle donne, perché noi stesse nel corso degli anni abbiamo accettato questi pensieri maschilisti, questi pensieri patriarcali in cui la donna è buona soltanto per procreare, la donna non è altro che il suo corpo, non è altro che il suo fisico. Quindi io parlo, oltre che agli uomini, soprattutto alle donne. Deve partire da noi il cambiamento, dobbiamo evitare di auto-oggettivarci, dobbiamo cominciare ad auto-valorizzarci e a comprendere che oltre al nostro corpo c'è di più. Questo non significa che non dobbiamo essere libere da un punto di vista fisico. Il corpo è nostro e dobbiamo possiamo farci tutto quello che vogliamo. Significa che oltre al nostro corpo dobbiamo cercare di mandare agli altri il messaggio che c'è altro, che siamo intelligenti, che siamo capaci, che abbiamo delle capacità e delle... anche noi abbiamo delle possibilità. Quindi il mio consiglio, oddio, il mio contributo nel piccolo è quello di rivolgermi alle mamme, perché le mamme possono insegnare non soltanto ai bambini maschi ma anche alle bambine ad autovalorizzarsi e a concepire la donna come una persona in primis e dopo in base al suo sesso biologico, che appunto è soltanto sesso ed è una piccola caratteristica tra le tante che la persona e la donna in particolare ha. Buonasera. Noi della comunità LGBT, lesbiche, gay, sessuali, transgender, la conosciamo bene la violenza. Conosciamo bene la violenza perché anche noi subiamo violenza fisica, violenza psicologica, omicidi, discriminazioni sul posto di lavoro, discriminazioni in tanti altri ambiti, quindi questo tipo di violenza la conosciamo molto bene. E vedete, oltre a tutte queste difficoltà, noi sappiamo anche bene, ed è il tema di questa sera, che il nostro non è un paese per donne, perché è stato, continua ad essere costruito, continua ad essere mantenuto per gli uomini, senza considerare non le donne in quanto tali, ma le esigenze delle donne, che sono differenti rispetto a quelli degli uomini. Allora, vedete, per far cambiare le cose noi abbiamo soltanto una possibilità, quello di fare iniziative come questa sera, quello di fare più informazioni, però non dobbiamo commettere mai due errori. Il primo è quello di isolarci. Le varie comunità, le varie associazioni, no, che lottano in questa società per i propri diritti, se commettono un errore è proprio quello di lavorare a compartimenti stagni. È necessario fare ancora di più rete, è necessario appunto moltiplicare queste iniziative, non soltanto nei momenti celebrativi, ma farlo sempre, costantemente. Perché soltanto con la cultura e l'informazione avremo la possibilità di far cambiare le cose. Marrazzo, la cocaina, il trans e il filmato. Ottobre 2009, Affari Italiani. Di nuovo col trans, Piero Marrazzo ci ricasca. Febbraio 2011, F24. Due trans baresi bloccati a Sharm. Due transessuali di Bitonto sono stati bloccati e trattenuti dalla polizia aeroportuale egiziana. Lo ha detto l'ANSA e la sorella di uno di loro. Si tratta di Cosimo Loredana Corallo e Michela Sanicandro. Trans estorce 125.000 euro al cliente. La Gazzetta del Mezzogiorno, novembre 2019. Foggia, rifiuto il rapporto di gruppo. Trans preso a calci e pugni nel branco di minori. Fanpage, maggio 2019. Trans picchiata
dal branco, non cammina più. La denuncia del MIT. Repubblica.it, luglio 2019. Ragazza picchiata a Torino perché indossava abiti maschili. La mamma, mia figlia umiliata e impaurita. Novembre 2019. Fuori da qui, lesbica, scritto omofobo all'ospedale Manzoni di Lecco, ottobre 2019. Il gigante buono e quell'amore non corrisposto, settembre 2019. Sei una fottuta lesbica, diciottenne britannica picchiata a sangue in strada, luglio 2019. Siete le prostitute del diavolo, coppia denuncia aggressione omofoba, luglio 2019. Lesbiche baciateli, poi le botte, quattro minorenni nei guai per l'aggressione omofoba a due ragazze, luglio 2019. La violenza non è soltanto fisica, è anche simbolica e verbale. L'intenzione dell'intervento è stata quella di sottolineare due cose. Una è quella che esistono tante identità di donne che non attengono a quella che è l'idea della donna tradizionale. Le donne spesso transessuali vengono escluse da quella che è l'elenco delle vittime di femminicidio, da quella che è le vittime di discriminazione in quanto donne, ma sono donne discriminate, molto spesso persino dagli istituti di informazione. Quello che cercavo di sottolineare prima è quello che viene fatto come una delle più grandi e usitate violenze nei confronti delle transessuali. Il trans, di nuovo col trans, due trans paesi bloccati dei quali viene persino usato il dead name, quindi il nome prima della transizione, usando una grossa violenza. Sono tutte persone delle quali si viene a violare la vita, a cancellare un pezzo della loro esistenza, nonostante si stia raccontando una loro violenza. E vi raccontiamo anche delle violenze sulle persone lesbiche, perché esistono anche queste donne che sono delle persone intersezionali alla vita delle persone, delle donne normalmente riconosciute, e perché la violenza è di tanti tipi, e da tutti questi tipi di violenze bisogna difendersi, e tutte queste tipi di violenze vanno riconosciute e combattute. Aggiorniamo che secondo le ultime indagini ISTAT il 90% delle donne nel mondo ha subito una violenza fisica, sessuale o psicologica dal proprio partner o da altro uomo. In Italia ogni 7 minuti un uomo stupra o tenta di stuprare una donna. Ogni 3 minuti nel nostro paese un uomo uccide una donna. La violenza maschile nei confronti delle donne è un fenomeno complesso, del quale non è semplice cogliere le ragioni. Nella maggior parte dei casi questa si struttura all'interno di una relazione fondata su una mancanza di solidarietà relazionale affettiva. Il maltrattamento nei confronti della donna spesso è un comportamento che viene reiterato nel tempo e, situandosi tra le mura domestiche, tende ad assumere le caratteristiche dell'invisibilità. Tuttavia, negli ultimi tempi la violenza contro le donne è emersa sempre più, di seguito al riconoscimento di essa come problema sociale riguardante l'intera collettività, non più confinato all'interno della dimensione privata o familiare. La violenza contro le donne è una violenza dei diritti umani più diffusa, che nega alle donne il diritto all'uguaglianza, alla sicurezza, alla dignità, al diritto di godere delle libertà fondamentali. Negli ultimi anni una serie di normative europee hanno garantito e garantiscono protezione contro questo tipo di violenza. A tal proposito, è doveroso ricordare la Convenzione di Istanbul, adottata nel 2011, e la Direttiva 29 del 2012 dell'Unione Europea. Difatti, la predetta Convenzione ha rappresentato il primo strumento giuridicamente vincolante sulla prevenzione e lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, ove l'elemento principale di novità viene rappresentato dal riconoscimento della violenza sulle donne come una forma di violenza dei diritti umani, affrontando le diverse forme di violenza contro le donne, come la violenza psicologica, i comportamenti persecutori, ovvero lo stalking, la violenza fisica, la violenza sessuale, le molestie sessuali. Mentre la direttiva 29 del 2012 dell'Unione Europea ha stabilito gli standard minimi in materia di diritti, protezione e assistenza alle vittime di tali reati nell'Unione Europea, purtroppo il nostro ordinamento giuridico è stato a lungo permeato dalla violenza di genere, alimentandosi di disvalori generati da uno scenario patriarcale che ha segnato profondamente la nostra storia e la nostra nazione. Basti pensare che solo dopo l'entrata in vigore della Costituzione, con l'articolo 29, viene proclamata l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
Inoltre, un profondo cambiamento si ebbe nel 1956, un periodo in cui la Suprema Corte di Cassazione ha sostituito in merito allo ius corrigendi, ovvero il potere correttivo che veniva esercitato dal pater familias, che comprendeva anche l'uso della forza, stabilendo che questo ius non spettasse al marito né nei confronti dei figli né nei confronti della moglie, nonché un riconoscimento anche, successivamente, negli anni 60, dello stupro come reato. In particolare, gli strumenti normativi che l'ordinamento italiano attualmente mette a disposizione per reprimere diverse tipologie di reati ascrivibili al fenomeno della violenza maschile contro le donne sono vari di diversa natura, ma il legislatore è intervenuto in maniera significativa solo nel 2013 con la legge 219, adottando una serie di disposizioni specifiche in materia di sicurezza e di contrasto di violenza in genere. L'assetto normativo italiano ha avuto nel corso degli anni una netta evoluzione, ma riguarda ai delitti contro la libertà morale, in cui ha introdotto l'articolo 612 bis del codice penale, ovvero il reato di atti persecutori, finalizzato a contrastare un fenomeno molto crescente e in crescente diffusione come lo stalking. Un reato che si configura come con il concretizzarsi di atti continui, reiterati nel tempo, che rappresenta una condotta persecutoria nei confronti della vittima, tale da determinare un perdurante stato d'ansia o di paura o di timore per l'incolumità propria e dei propri cari, e costringendo così la vittima a modificare le proprie abitudini di vita. Comunque, cerco di stringere il più possibile. Più nel dettaglio, io vorrei farvi notare un'altra cosa, che il legislatore, con l'introduzione della circostanza aggravante comune, l'ex articolo 61,1 numero 11, quinquies della violenza assistita nei casi di maltrattamenti e delitti colposi contro la vita e l'incolumità, ha volutamente e maggiormente sanzionato l'atto violento compiuto in presenza di minori e delle donne in stato di gravidanza. Con ciò cosa il legislatore ha voluto farci capire? Che effettivamente queste condotte criminose si realizzano soprattutto in ambito familiare. Tuttavia, nonostante oggi non esistano delle leggi che tutelano la violenza di genere, purtroppo non possiamo negare la sopravvivenza di quell'immaginario che alimentava quella concezione patriarcale di famiglia e della società che sussisteva prima degli anni 50. Pertanto, anche se il legislatore è intervenuto inasprendo le pene per reati di violenza contro le donne, questo non basta. Non basta preordinare a predominare su quelle condotte criminose in questione, bensì è necessario realizzare delle azioni incisive, sociali e culturali. Infatti, accanto agli interventi normativi, sia di tipo punitivo che preventivo, devono essere adottati maggiori strumenti di intervento sociale, nonché strumenti culturali e formativi diretti a sensibilizzare la cultura nel rispetto e valorizzazione delle differenze e di contrasto di qualsiasi forma di discriminazione. Quindi denunciamo e creiamo altri eventi di questo genere, perché solo questi ci danno modo di cambiare la mentalità sociale e culturale. Io porto la testimonianza della nostra associazione che opera nel territorio da 10 anni. E cosa abbiamo fatto? Cos'è il patriarcato? Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo cercato, alla maniera delle donne, di unirci attraverso il movimento italiano dei cerchi delle donne, dei cerchi di sorellanza. Noi ci riuniamo una volta al mese, è stato per 10 anni un movimento gratuito aperto a tutte le donne che hanno raccontato la loro ferita, abbiamo raccolto le testimonianze ed oggi vi leggerò un testo tratto dal libro Il tempo della madre, che ho scritto con una sorella dei cerchi, Loredana Salomone. E cos'è il patriarcato? È l'assenza della grande madre, l'assenza di un Dio, di una divinità, non intesa in senso religioso, ma intesa in senso più profondo della vita, perché la vera religione di natura è la natura stessa, è la terra, e quindi vi parlerò della Dea. Porterò una testimonianza di uno studio che moltissime studiose italiane, ma non solo, di tutto il mondo fanno. Unica è la madre del mondo, e tutti ne siamo figli. Nel tempo in cui tra il cielo e la terra c'era solo una linea, gli uomini e le donne vivevano spalla a spalla, e poi l'antica madre sciolse i suoi seni e con divino nettare allattò il mondo. Ma l'uomo, suo figlio, si stancò della sua dolcezza e dimenticò il tempo della madre.
c'è poca luce, perdonatemi. Andò girando per il mondo e la conquistò con gesta svuotate di quell'amore. E fu il tempo del patriarcato e della teocrazia. E l'asse del mondo divenne verticale e nacquero le caste, le società, struttura piramidale, le guerre. E la terra fu luogo di dominio, bramosia, razzia, violenza, di gerarchie, di proprietà. Il tempo in cui l'umanità visse in pace terminò. L'uomo non riconobbe più sua madre nella santa trinità fatta a Dio. Agli occhi del mondo scomparve la parola della dea e la donna dispensatrice di amore e nutrimento venne messa in fondo alle fila del mondo. Ci furono uccisioni in nome del Dio imperante e tutto tornò nell'ombra. Il principio femminile fatto di gioia, di pace, i riti di guarigione, i canti, la condivisione, la raccolta delle erbe, tutto venne negato. L'antica cultura delle origini venne rinnegata, sepolta. Tutto quello che divenne invisibile si manifestò al mondo sotto forma di segno. Il simbolo forma della madre viaggiò di nera, di secolo in secolo e non venne disgregato. Costò molte vite e fu custodito da molte tradizioni e arrivò nei cerchi di sorellanza. Da allora il divino maschile e il sacro femminile furono separati e Orfeo fu costretto a viaggiare dolorosamente nel regno di Ade per cercare Euridice, la sua sposa, e cantare disperato il suo canto, per poi restare diviso da essa una volta in superficie. In questo tempo, come allora, un uomo guardando negli occhi di una donna sta chiedendo asilo, rifugio, un luogo ameno in cui fermarsi, sta chiedendo che venga guarita l'antica ferita, la ferita di separazione. Il viaggio va compiuto e questo è il suo tempo. Il viaggio dentro la madre è una resa, un morire, un rinascere, un ritrovarsi. Puoi sederti al fuoco sacro come bivacco sicuro ed ella ti narrerà la sua storia. Quando l'avrai udita, sceglierai di andare o restare e se resterai, attraverserai quel fuoco rinascendo a nuova vita. Sarai purificato quando arriverai a lei, sarai suo sposo, sarà tua sposa e la manifestazione sarà compiuta in te. Occupiamoci dei nostri uomini, non dimentichiamoci di loro, della loro ferita. Io vorrei dare il mio modesto contributo a nome dell'associazione che io ho avuto il grande onore di fondare e di rappresentare in questo contesto, contesto meraviglioso dove si discute un tema così importante come la violenza di genere e nello specifico il femminicidio. Guardate, noi abbiamo sempre tenuto in altissima considerazione un tema così importante. Io vedo qui in sala Marina Vento, una donna che ha speso tante energie per questo tema. E lo voglio ricordare perché noi il 22 di settembre del 2018 abbiamo parlato di questo tema dinanzi a 2000 persone. Marina è testimone di questo evento che abbiamo organizzato perché è stata una sfida. Abbiamo sempre ritenuto che parlare di questi temi non è importante andare nelle piazze, parlare con le persone, confrontarci. L'abbiamo legato ad un tema, con un artista, con un cantante. Poco prima dell'evento abbiamo parlato di questo tema con un pubblico meraviglioso che ci ha ascoltato e alla fine del convegno ce ne siamo usciti gratificati. E abbiamo fondato questa associazione che si chiama Oltre, oltre le divisioni, oltre le incomprensioni, oltre la violenza. Guardate, ultimamente siamo andati anche a Corso Mazzini, abbiamo fatto un'altra sfida. Intervistiamo le persone comuni, i genitori, le mamme, i mariti, vediamo cosa ne pensano di questo tema così importante. E vedete, ne è uscito un capolavoro, una cosa veramente meravigliosa, perché delle persone così ex abrupto prese e intervistate per parlare di un tema così importante ci hanno arricchito, perché anche l'uomo della strada ti può arricchire nella sua povertà, nella sua umiltà, ci dà sempre un grandissimo contributo. Non è una questione di femminismo o maschilismo. Io credo che dobbiamo innescare un processo culturale di rispetto tra di noi, quella qualità morale che ci fa diventare uomini, persone per bene, persone che abbiamo la capacità di relazionarci tra di noi, che si chiama dignità.
se perdiamo la dignità, perdiamo la strada. Io vi invito, mi colgo l'occasione in questo contesto, di invitarvi il giorno 25 a Rose, che faremo, pubblicheremo questo video, e vi ringrazio per l'invito. Grazie a tutti. Si prepara Anna Gerdigone FIDAPA. Sono Noemi Carbone, consigliera della FIAB nazionale, sarebbe la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. Può sembrare un accostamento strano in una serata del genere, si parla di donne e di violenza, la bici. In realtà la bici è un mezzo sottovalutato, però ha una grande importanza. Sarete d'accordo con me che è il mezzo più sostenibile ed efficiente, ma ha anche un'importanza sociale. Per quanto riguarda l'ambiente, la bici è decrescita, potremmo dire involuzione, o almeno così che vorrebbero gli amici della bicicletta. Quindi un ritorno a una città a dimensione di persone e non di auto. Ma la bici è anche rivoluzione, visto la sua accessibilità, sappiamo, quasi tutti sappiamo andare in bici, quasi tutti possiamo andare in bici. E anche perché è un mezzo molto semplice e ci permette di fare lunghi spostamenti. Allora, perché la bici è stato in passato e potrà essere uno strumento di emancipazione? Come abbiamo detto, è molto accessibile. Era in passato considerata addirittura uno strumento del demonio se veniva inforcata dalle gambe di una donna. La rivoluzione nel dopoguerra fu proprio quella di togliere gonne e sottane per poter mettere i pantaloni, potersi muovere con facilità e anche pedalare con facilità. E anche se adesso per noi è normale portare i pantaloni, ancora oggi una donna che si muove in bici, che viaggia in bici, è vista un po' come una donna coraggiosa. Io ospito cicloturisti che passano dalla Calabria. All'inizio mi sono stupita anch'io, anche se vado da sempre in bici, ho lavorato in bici, quando abitavo a Napoli facevo consegne in bicicletta, però mi sono sorpresa di vedere che anche tante donne viaggiano in bici, in solitaria. Questo mi ha sempre spaventato, mi ha un po' stupito, però conoscendo Valentina, che ha fatto il viaggio dell'Asia in bicicletta, e Karen, che gira l'Europa con la tenda e la bici, mi ha aperto nuovi orizzonti. Adesso le mie pedalate quotidiane mi sembrano solo la normalità, eppure pedalando nei paesini della provincia vedo molto stupore quando mi vedono in bici, che sono una ragazza e che sono da sola. Per esempio oggi, quello che succede spesso in realtà, è che chiedendo indicazioni un signore mi ha suggerito di stare attenta e magari di farmi accompagnare da un amico maschio, perché è pericoloso girare da sola in bici, soprattutto per queste strade. Quello che volevo dire è che come la bicicletta in sé non è pericolosa, ma è pericolosa il poco rispetto reciproco che c'è sulle strade, una donna che va in bici deve essere coraggiosa più che altro, non perché sia pericoloso, ma deve essere coraggiosa a sdoganare alcuni pregiudizi. La strada verso l'autonomia delle donne a livello sociale ha creato non pochi problemi, perché una donna indipendente fa un po' paura. Immaginiamoci una donna in bici, è una donna autonoma, è una donna che vuole vedere il mondo, è una donna libera. Voglio concludere con le parole di Susan Anthony, che è stata una leader americana dei diritti civili, che nel 1896 scrisse: «Penso che la bicicletta abbia fatto più per emancipare le donne di qualsiasi altra cosa nel mondo. Gioisco ogni volta che vedo una donna in bicicletta, dalla sensazione di autonomia e di indipendenza. E nel momento in cui prende posto e le va via, è l'immagine della femminilità senza ostacoli». Grazie. Uno spettacolo teatrale realizzato con 25 ragazze portate in scena
nel 2016 e 2017. La durata è di 8 minuti e per esigenze di scaletto ho cercato di ridurre, cercando di portare poi questa sera i punti più importanti. Penso che se adesso tu potessi guardarmi dentro rimanessi stupito, perché non ho più paura, ma sto ridendo. Sì, rido di te, perché in fondo ho vinto io. Non ti ho mai dato la gioia di vedermi piegata al dolore delle tue cinghiate e dei tuoi pugni. No, questa soddisfazione non te l'ho mai data. Più ripetiavi e più provavo pena per quello che eri diventato. Un uomo schiavo della sua impotenza. Forse ce l'avrei fatta a salvarmi se chi era preposto ad aiutare donne come me non si fosse limitato a dare paternalistici consigli. Dai, fai la brava, torna a casa. Non lo fare arrabbiare, cerca di prenderlo per il suo verso. Come se fosse facile. Io vivo in periferia, in un piccolo centro, dove ci sono tante sedi di partito, sedi di banche, tante sale da gioco. Immaginate la mia gioia quando aprirono il centro antiviolenza. Ecco, quella fu la risposta a tutte le mie preghiere. Quel piccolo centro dava a tutte noi la certezza che in fondo non eravamo sole, perché c'era chi ci ascoltava, chi ci coccolava, chi si prendeva cura di noi. E non solo delle nostre ferite fisiche. Ma dopo pochi anni l'associazione è stata sciolta e il centro è stato chiuso. Certo, ne hanno riaperto un altro, ma è lontano. È lontano ed è un peccato, perché qui siamo in tante ad avere bisogno di gente qualificata, di gente che ci comprenda, che ci conduca lentamente, giorno dopo giorno, ad acquisire consapevolezza dei nostri diritti, facendo maturare in noi la necessità della denuncia. Non è facile denunciare il proprio uomo. Io ho tante amiche che non ci sono mai riuscite. Molte sono morte prima. Poche quelle fortunate, perché il loro uomo si è allontanato. E così, dimenticandosi di loro, sono tornati a vivere. Ma quando ci arriviamo siamo determinate e andiamo avanti. Io di denunce ne ho fatte due e avrei fatto anche la terza per gridare al mondo l'orrore del tuo amore malato. L'altro giorno mi hai chiamata, mi hai detto: senti, noi dobbiamo riprendere ad avere dei rapporti civili, perché in fondo possiamo non essere più coniugi, ma saremo per sempre genitori dei nostri figli, ed è per loro che dobbiamo riprendere davvero un dialogo. Sei stato bravo a parlare e mi hai convinto. Mi hai portato in montagna, ma dopo essere arrivati lì, dopo un paio di minuti hai iniziato con la solita litania. Ma come fai a non renderti conto che sono un uomo diverso? Sono cambiato, mi devi dare un'altra possibilità. Noi abbiamo un futuro insieme. Un futuro? Ma quale futuro? Sono anni che mi ripeti sempre le stesse cose, senza che mai nulla sia cambiato. Adesso sono io ad essere cambiata e non torno più indietro. E non mi farò più mancare di rispetto da te. Mi hai colpita più volte alla testa con una spranga di ferro, urlandomi: te la cambio io questa testa malata! È così che mi hai uccisa. Adesso sei qui accanto a me, sporco del mio sangue e spaventato per le conseguenze del tuo gesto. Io sono morta, ma mai come adesso non sento più le catene del tuo amore, ma mi sento libera, 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 libera. Hai perso,
ancora una volta. Ed io ho vinto per sempre. Buonasera a tutti. Oggi siamo qui per parlare di violenza sulle donne. Prima abbiamo visto quanto il corpo delle donne sia oggetto di discriminazione e abuso. Pensiamo quanto questo si triplichi quando si parla di persone con disabilità. Perché in questo caso le discriminazioni triplicano. Ce lo dice anche la Convenzione ONU per le persone con disabilità. Le donne con disabilità subiscono una doppia discriminazione in quanto persone disabili e in quanto donne con disabilità, perché il corpo delle persone con disabilità è il corpo difettoso per eccellenza, è il corpo che è meglio che non lo guardiamo, perché è troppo brutto, fuori dai canoni, perché le persone con disabilità, le donne con disabilità devono pietire le attenzioni di qualcuno, l'amore di qualcuno, devono sentirsi dire brava, anche tu ti sei truccata. E allora dico no, oggi dico no, guardate nello specchio sempre. E voi le donne difettose, guardatele sempre, ogni giorno, perché noi ci guardiamo ogni giorno allo specchio della nostra normalità. Grazie. Buonasera. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, complimenti a chi ha organizzato questo evento che ha riscosso molto successo. La nostra associazione ha sede a Montalto e era stata come nostra portavoce invitata Miriam. Io l'ho accompagnata e ho colto l'occasione di dire due parole a tutti quanti, perché nasce la nostra associazione, nasce da un'esperienza diretta, e il messaggio che voglio lanciare è che alle donne è: pensate prima di piacere a voi stesse. Non vi preoccupate di piacere agli altri, di compiacere al capo ufficio, al fidanzato. Vi dovete volere bene voi come persone in prima cosa. Poi tutto il resto va da sé. Purtroppo ancora c'è la mentalità che la donna debba fare dei figli, debba sposarsi, deve pulire la casa. Ma io vi dico, se non lo volete fare, non lo fate. È una cosa, come ha detto prima Miriam, dobbiamo imparare noi a non usare il nostro corpo come strumento, ma usare il nostro corpo per noi stesse. Io vi ringrazio e vi ricordo che il nostro sportello è a disposizione per chiunque abbia necessità, e sono sicura che tutte queste donne che ci sono dentro, non dico tutte, ma la metà, uno schiaffo forse l'ha preso e ha perdonato. Non perdonate, denunciate. Grazie. Un po' incombrante, scusate. Scusa, ovviamente non serviva, diciamo, questo rialzo, però lo utilizzo. Ovviamente buonasera a tutti e ringrazio Francesco, Gaspare, Vittorio, Rocco per l'invito a questa importante iniziativa. Certo, il ruolo per un uomo è un po' delicato,
Io sempre con gli amici, con le persone che hai citato prima, esprimo sempre un parere di non conoscere fino in fondo e di magari alcune volte pure non azzardare magari nelle convinzioni, perché presumo che quando si discute direttamente della situazione delle donne rispetto a quelli che sono i problemi non solo attuali, presumo che noi uomini partiamo sempre da un'impostazione dovuta anche alla religione, alla cultura occidentale che è prettamente patriarcale. Però ci tenevo a fare una riflessione con voi rispetto a quello che è anche il nuovo mondo e il tempo che stiamo vivendo, rispetto a quello che è anche un'azione ed è un capovolgimento. Per me oggi essere donna è un atto rivoluzionario, non solo per il fatto storico, intrinseco della percezione anche di cambiare questa società e di renderla magari non certo matriarcale, quindi cambiare da patriarcale a matriarcale, ma di renderla, diciamo, equa nella parità anche tra i sessi. Ma penso che dinanzi a noi ci sia un cambio, che è quello dovuto anche agli effetti ambientali, ai cambiamenti climatici e magari gli attacchi che stiamo vedendo in questi ultimi anni, o in particolar modo negli ultimi mesi, nei confronti di Greta o di altre attiviste, diciamo, del nostro tempo. Penso che siano delle questioni che non hanno capito fino in fondo, e se oggi nel mondo ci sono delle donne che ci stanno facendo aprire gli occhi rispetto a quello che è il cambiamento reale, di farci consapevoli anche su una nuova missione di ripresa anche di una nostra attività e di una nostra normalità che non è più basata su stili di vita che hanno reso questo mondo invivibile, perché poi questa è la realtà dei fatti. Oggi, bene, penso che questa nuova società, questo nuovo mondo possa ripartire proprio dall'attività di una donna, di una persona, diciamo, di sesso femminile, la definisco così, perché penso fino in fondo che lì ci sia anche una visione, secondo me, ancorata anche alla natura, l'atto in sé anche di avere dei bambini, di aspettare dei bambini. Penso che lì sia l'atto così naturale, ma che sia l'atto poi che ci dà l'opportunità di essere vivi, di vivere in piena tranquillità. Penso che quello sia, per me, su quello che è il mio pensiero, sia l'atto migliore, sia l'atto più bello, sia l'atto più generoso che una persona può dare, e penso che dovremmo ripartire proprio da queste cose. Ripensare una nuova società lo possiamo fare solo ed esclusivamente se ascoltiamo queste donne. E per quello che è il mio caso, da uomo, termino realmente, non possiamo che ripartire dall'ascolto, da una visione e di dare l'opportunità a quelle tante donne di esprimere il loro parere in piena tranquillità e di non essere etichettati magari come donnaiole o come persone di nulla facenti, perché penso che da lì esca fuori un pensiero realmente rivoluzionario che un uomo può solo esclusivamente ascoltare, rafforzare e valorizzare. Grazie. Martina Verde, Erika Rodiero, Gita De Rose. Ti prepari Maxi Russo, Avis. I suoi occhi neri, profondi, sono un buco a cui cadere. Mi rapiscono, roventi e così tondi, sprofondo in un abisso senza sede. Cado, sono a terra, le mani in faccia, scudo, protezione, chiudo gli occhi, perdo i sensi, mi abbandono anche l'amore. No, 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 non è colpa mia, è l'anima di mi ama e così sia. Lui mi parla con demenza, affamato di me senza clemenza. Sono folle se non comprendo, ho meritato di finire sul pavimento. Ma sono viva, il cuore batte, il sangue pulsa nelle vene, la macchia al suolo. Lui mi rialza, mi sostiene, è colpa mia, chiedo scusa. La colpa mia è che ti amo. La colpa mia è che sono donna,
che sono bella e che sono tua. No, 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 non è colpa mia, è l'anima di chi mi ama e così sia. Stoccolma è il mio nome e io firo le trame, la storia di ogni donna, come me, che ha perso l'anima oltre la gonna. Ma sorrido e non ho più paura, c'è il mio uomo. Io lo amo, ogni mio libido del suo amore è la misura. E io ti perdono, amore mio, perché sei buono, anche se di dolcezza sei restio. Mi rimproverano gli amici, dicono non te ne rendi conto, sei cieca, pazza, lui non ascolta quel che dici. Non temere, amore mio, non accetto questa versione del racconto, è solo te che voglio accanto. No, 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 non è colpa mia, l'anima di chi mi ama e così sia. La mente mia controlli ovunque vada, con il pensiero che funge da spada. Ma stai sereno, non scappo via, legata a te e a questa sedia è per sempre l'anima mia. E dopo anni, mesi, giorni di soprusi, urlano, tu sei la vittima, lui è il carnefice. In intimità pensano di me confusi. No, 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 non è colpa mia, è l'anima di chi mi ama e così sia. O donne, desiderose di essere comete lucenti, siamo finite tra le mani di uomini meschini ad essere soltanto delle stelle cadenti. E tu, che come me cerchi la felicità dove l'hai ormai perduta, tranquilla, non sei la sola a temerla, rimanendo muta. La nostra voce, però, è monito per il futuro, per sconfiggere insieme questo mostro a muso duro. Presidente provinciale dell'Avis Cosenza, Stefano Aggetto, che non può essere qui stasera con noi, in quanto è diventato da poco neopapà. Sono qui anche a rappresentare tutta la consulta giovani Avis della provincia di Cosenza, contrariamente a quanto possono rappresentare i miei capelli bianchi e la barba con 24 anni, quindi sono ancora giovane. Dunque, che valore aggiunto posso apportare a voi stasera, cercando di guagliare il contenuto dei precedenti interventi di quelli che susseguono? Personalmente non avrei voluto parlare di parità dei sessi. Ricordo una scena di un film in cui lui dice a lei: ti ho sempre trattato come una mia pari. Lei risponde: proprio in questo momento non lo stai facendo. Perché se parliamo di parità, implicitamente pensiamo che, supponiamo ci sia una disparità tra le persone. Ecco perché non possiamo però non nascondere il fatto che ci siano, ne abbiamo parlato precedentemente, i gap salariali, discriminazioni. E dobbiamo abbattere queste cose, non la parità vera e propria che c'è tra le persone, perché credo che dobbiamo educare i giovani che crescono alla parità, al rispetto, all'educazione tra tutte le persone viventi, forse anche verso gli animali sotto un certo aspetto, non semplicemente del sesso maschio e donna. Come Alice, come sapete, l'Avis soddisfa il 70% del fabbisogno nazionale di sangue, in Calabria arriviamo all'80%. E mi sono preso l'onere e l'onore di andare ad analizzare alcuni dati all'interno di quella che è la mia circoscrizione. E se andiamo a notare, poi un uomo può donare ogni 90 giorni, questo vuol dire 4 volte in un anno, la donna ogni 180 giorni, quindi 2 volte in un anno. Però se andiamo a notare la ciclicità con cui vengono a donare gli uomini e le donne, si va a vedere che l'uomo in un anno diviene solo una volta, la donna riesce a tenere 2 volte. Se andiamo poi in un ciclo di 5 anni, 10 anni, nonostante l'uomo potesse in gran parte superare la donna, questo non avviene. Ecco perché quello che è il mio mondo, la donna porta un valore aggiunto,
la donna di per sé è quando prende un impegno, la costanza, la volontà e la forza di fare alcune cose in cui noi uomini pecchiamo sempre. E per concludere faccio mia le parole del presidente nazionale di ABSI Gian Pietro Priola: come uomini e donne, come donatrici e donatori, condanniamo la violenza in tutte le sue forme. Il sangue si dona e non si versa, lo sappiamo bene. Grazie per l'ascolto. Voglio condividere con voi una pagina di questo libro che ho letto ultimamente, nella quale praticamente ci sono degli scritti di un giornalista, scrittore, poeta calabrese, Michele Caccamo, che riceve da Alda Merini 11 scritti del suo periodo, di uno dei suoi periodi in manicomio. E voglio condividerlo con voi perché questa donna subì sulla sua pelle più e più violenze. Sentite che dice, si chiama L'inclemenza. Sulle labbra gli appariva appena la bocca di quell'ennesima passera che aveva massacrato. E negava, bugiardo, di averne avuto volontà. D'altronde, nessuno lo vedeva, non era obbligato a portarle fuori. Io avrei voluto avere le mani più sottili della latta per tirar fuori il suo cuore, indebolirglielo fin nelle corde e poi farlo diventare una stoffa filante. Avrei voluto vedere quante di quelle meridionali avevano le parrucche gialle per poi lasciarsi stupidamente ingannare dal mio uomo con la nuvola. Mi ha sempre lasciata scossa la sua inclemenza. Trattava quelle donnine come specchiere lucenti per la sua virilità. Li divideva per età, condizioni e miseria e se ne mangiava. Poi attraversava la strada con un salto e veniva a dormire nella nostra casa. Sembrava un povero prete, stanco di benedire. Lui lo sapeva che le meridionali erano agonizzanti. Ogni notte gli rigirava le carte. Era un bambino infame, sapeva fermarle appena scese dal treno. Con una parola banale e fantastica le faceva vacillare, le apriva con il suo temperino incontrollabile e poi le lasciava morte, per terra. Aveva una tela cotta di donne uccise, lei la teneva aperta e appesa nella nostra stanza come una carcassa di fagiano. Le conoscevo tutte perché mentre lui dormiva loro gridavano e avevano un'infelicità vegetale, erano pallide e troncate nelle braccia e avevano i corpi torti come li avessero abitati per farne degli inguardabili infermi. Le sentivo chiedermi la carità, una ricompensa, e allora cercavo le mie collane di perle per medicare i loro colli induriti e dritti come chiodi. Ogni notte le riesumavo, ne ascoltavo i discorsi e imparavo che non amavano più nessuno e mi sentivo un tiro di schioppo dalla loro vendetta. Le donne illuse, una volta beate, tornano a vivere nelle luci più spietate del cielo. Io lo sapevo di dover fuggire, per questo tenevo la lima pronta tra il mio collo e la finestra. Bene, ho voluto condividere con voi questo brano perché questa è la rabbia e la rassegnazione. E secondo me il messaggio più importante che io sento, come dire, di condividere con voi è proprio quello di superare la rabbia e la rassegnazione, perché non sono produttivi. Io vi voglio portare due piccole esperienze di, come dire, di contatto con la violenza. Tempo fa, come Hauser, siamo andati a Caserta e abbiamo conosciuto un gruppo di suore che accolgono ragazze che prendono dalla strada, ragazze per lo più straniere che sono costrette a fare da prostitute. Loro le accolgono, ma non è solo questo. Loro gli offrono l'opportunità di un lavoro. Hanno organizzato una sartoria sociale. Alcune di queste donne ritornano da dove sono venute. Altre hanno avuto bambini e li hanno dati. Altre hanno avuto bambini e li hanno tenuti. Alcune di queste sono riuscite a crearsi una vita e a farsi una famiglia.
Un'altra esperienza che voglio portarvi, e volevo concludere. Noi dei Dowser di Rende stiamo tentando di mettere su questa sartoria sociale. Facciamo rete, aiutiamoci, creiamo una sorta di solidarietà e anche di scambio di conoscenze. E l'altra cosa piccola di cui vi volevo parlare, che non credo che tutti sappiano, Cosenza come Hauser ha uno studio medico completamente gratuito, è quello che ha maggiore, come dire, attecchisce sul territorio lo studio dentistico. Non tutti sanno però che c'è all'interno sempre dell'Hauser di Cosenza un centro per l'emersione della tortura, dove praticamente, potendo uscire dalla solitudine, dalla vergogna e da tutto quello che ne consegue, persone che vengono da altri paesi possono denunciare le torture subite nei loro paesi durante il viaggio e anche in Italia. Grazie. Buonasera a tutti, sono Caterina Iaquinta. Io sono sorella, sono moglie, sono mamma e vivo giornalmente a contatto con ragazzi e ragazze. Allora, con la consapevolezza di quello che succede oggi, di quello che è successo negli anni, oggi a Palermo una ragazza di 30 anni è stata vilmente, torpemente uccisa. Io voglio dire solo due cose. Lo Stato deve fare la sua parte, si è mosso in ritardo e se vuole può ancora fare meglio con le leggi. Il legislatore può fare delle leggi ad hoc, perché quelle che ci sono secondo me ancora non bastano. Però io mi rivolgo a voi ragazzi e ragazze, a voi futuri genitori. Voi avete un ruolo importantissimo, dovete educare i vostri figli al rispetto in gran parte dei maschietti verso le donne, ma al rispetto tra di loro, perché solo in questo modo possiamo salvaguardare questo futuro. Allora, se noi siamo, se sono le donne ad essere maggiormente vittime, sono le donne che hanno questo ruolo importante. Importantissimo, ricordatevelo sempre, come io come nonna, se sarò nonna, voi come genitori, come educatori, come insegnanti, è l'unica cosa per salvaguardare il futuro. Io ho voluto dedicare due righe a questa giornata in una poesia alle donne. Tu incateni la mia creatività, la imprigioni nelle sbarre, deturpi le ali della mia bellezza. Tu manovri la mia vita, tenti di realizzare per me il mio futuro, accechi la mia vista, offuschi la mia mente. Pare che contempli le mie scelte, ma tu azzardi la mia distruzione, offendi la mia intelligenza. Tu non riuscirai a fermarmi, saprò essere astuta e l'incanto riconoscere. La mia volontà è e sarà più forte delle mie, delle tue braccia. Alle donne. Mi hanno invitato a partecipare a questo momento sensazionale, devo dire la verità. Mi sono domandata che apporto potevo dare, che apporto potevo portare a questa giornata. Come avvocato, parlando di tutto ciò che accade in tribunale, di tutte le violenze che si sentono nelle aule. No, ho pensato di dare un taglio diverso, forse inedito fino ad ora. Io credo che l'Italia sia un paese che non aiuta le donne. E mi spiego. Ora parlo da presidente del CONI provinciale di Cosenza. Già nel 1981 fu approvata una legge, la legge è quella del professionismo sportivo. Ecco, questa legge, mi piace dirlo perché non lo sa nessuno, prevede che i professionisti possano essere solo uomini. Sapete questa che discriminazione è? È una discriminazione di Stato, è una discriminazione che già ci fa capire come le donne non potranno mai essere uguali all'uomo, fino a quando ci sono delle leggi che già di per sé ne differenziano l'importanza. Che effetti ha questa legge? Banalmente, effetti sullo stipendio, perché le donne nella maggior parte dei casi non hanno uno stipendio, hanno dei rimborsi, le donne che fanno sport.
E allora andiamo sul pratico. Parliamo di calcio, visto che spero che tutti voi abbiate visto la nostra nazionale femminile. Ecco, una giocatrice di Serie A, parliamo per esempio della Juventus, la squadra più importante anche a livello femminile, una squadra di Serie A, una giocatrice più importante della Juventus può guadagnare fino a 30.000 euro l'anno. Ronaldo, quanto guadagna? 30.000 euro li guadagnerai in un minuto. Questo è un tetto al salario di una calciatrice. Perché? Perché lei non può essere professionista. E allora, se lei non può essere professionista, domandiamoci perché in ogni ambito le donne debbano poter essere uguali all'uomo, se è lo Stato che le discrimina. E le discrimina perché, per esempio, ad una calciatrice gli si chiede quando fa un contratto: ma hai intenzione di fare figli? Sai, perché insomma, se fai figli è un problema. Tu per un anno più o meno, 6 mesi diciamo almeno, non puoi giocare. E questo è quello che accade anche nel mondo del lavoro. Ma parliamo anche a livello pensionistico, previdenziale. Non c'è una pensione. Io pensavo di durare poco, invece non è così. Ecco, io volevo solo darvi questo breve spunto. Sappiate che anche a livello legislativo le donne non sono uguali agli uomini. Grazie. Innanzitutto grazie a Francesco, grazie all'associazione Casco per aver invitato l'associazione Agorà. Noi siamo un'associazione dell'Università della Calabria che già da un po' di tempo ha deciso di dedicare alle donne, a questo tema, uno spazio importante. Voi guardate, io sono onorato di presiederla e di presiedere un direttivo che per il 60%, il 70% è composto da donne, da ragazze. E noi l'8 marzo di quest'anno abbiamo nel centro dei Martinson dell'Università della Calabria fatto una bellissima iniziativa che abbiamo intitolato Nemmeno con un fiore, per sensibilizzare anche nelle università su questo tema, perché ci siamo sempre detti una cosa: abbiamo sempre ritenuto che si dovesse partire dai luoghi dove si formano gli uomini e le donne che saranno poi la classe dirigente di domani. Ed è per questo che noi crediamo, per esempio, che sarebbe importante andare nelle scuole, e crediamo che sia importante parlare ai bambini e alle bambine di educazione sessuale, di educarli fin da piccoli ed educarli a non considerare la compagna di classe un oggetto alla quale fin da bambini magari fare qualche dispetto, perché se partiamo da dove poi si formano le future generazioni, io credo che il cancro della violenza di genere, in questo caso della violenza sulle donne, possa essere estirpato il prima possibile. Permettetemi da qui di fare due saluti, se così possiamo definirle. Una a Silvia Romano, che è una ragazza ancora oggi nelle mani dei giornalisti di Romano, e un'altra a Daniela Carrasco, detta il Mimo, che è stata abbandonata in Cile qualche giorno fa. Questo simboleggia come tante sono le donne che combattono, tante sono le donne che provano in prima persona a cambiare il mondo e che ancora oggi subiscono violenze e subiscono torture proprio per rendersi protagonisti di un cambiamento. Io finisco subito e credo che questo sia uno dei temi della sinistra dei prossimi 20-25 anni, una sinistra che deve parlare di parità salariale, deve parlare di pari opportunità e deve avere questi come temi per rispondere anche a un sovranismo becero guidato da personaggi che non si fermano davanti a niente, a nessuno, e non si fermano neanche a pubblicare delle foto di ragazze sui propri profili Twitter, profili Facebook, profili Instagram, e far partire una vagonata di insulti e di minacce verso giovani donne che manifestavano e manifestano il loro pensiero. Ecco, se noi, io sono dell'idea che se noi avremo questo come uno degli obiettivi da qui al prossimo futuro, questo paese e il nostro continente potrà avere una sinistra nuova, diversa, progressista, femminista, che sia probabilmente anche guidata
da una donna e potrà avere gli anticorpi necessari per rispondere al buio delle tenebre che purtroppo sta accompagnando questi anni e che abbiamo necessità di scacciare al più presto. Grazie. E buonasera a tutti. Ringrazio Maria Pia per avermi coinvolto e vi racconto brevemente la telefonata, nel senso che lei mi fa sogno, anzi messaggi, sono più veloci. E vieni a parlare, io le dico. Allora poi mi viene in mente cosa posso fare e cosa posso raccontarvi, perché di fatto io amo raccontare storie e parlare di sentimenti, anche negativi, attraverso le storie. E allora tra le varie le mie valigie, i miei attrezzi, che sono gli albi illustrati per bambini, è venuto fuori uno che si intitola Possiamo tenerlo con noi? E ti dirò, Maria Pia, è il lavoro di un centro per la violenza, quindi un lavoro fatto da una persona che si è occupata di questo, Maria Grazia Anatra, è un'illustratrice, ma sostenuto da un centro per la violenza a Lucca, è sostenuto anche dalla comunità, ovviamente dall'amministrazione. E perché ho scelto questo libro? Comincerò, mi dispiace che non lo possiate vedere, poi magari ve lo mostro, però ascoltate un attimo. Una palla sgonfia che non rotola più, ecco come si sente Guido. I giorni passano e lui ce la sta mettendo tutta per comportarsi bene, ma le urla della sera, quando papà ritorna, lo spaventano, perché si fanno sempre più forti. Grida, passi concitati, sedi che cadono fragorosamente, un colpo sordo e poi ancora, basta, basta! E la voce della mamma, che singhiozza, poi un aprirsi di porta e infine, boom! Un tonfo terrificante, da far crollare la casa. Il cuore batte forte, forte, Guido è terrorizzato, si tappa le orecchie per non sentire e rapido si infila nel letto di Marta, che lo sente, si volta e l'abbraccia. Ora si è fatto silenzio e niente si muove più. Salgo in macchina, la mamma porta gli occhiali da sole che mette solo d'estate. È strana, è una voce diversa. Poi tira fuori dalla borsa due pacchi colorati. Grosse lacrime rigano le sue guance rosse sotto gli occhiali estive e non smettono di scendere. Finalmente la mamma tutti i giovedì, lei e i suoi figli vanno in un posto speciale, questo posto speciale di Lucca. E il bimbo lo chiama nel posto dei gatti, perché ci sono un po' di gatti lì intorno che lui osserva dalla finestra. Nel posto dei gatti ho conosciuto Sandra, Clara e Mario, che ha la sua stessa età. A Guido quel bambino è andato subito a genio, è come se lo conoscesse da sempre e con lui sta disegnando un garage per dinosauri pericolosi. Sì, perché i dinosauri possono diventare terribili se nessuno li controlla, sussurra Guido al suo amico, e possono scatenarsi contro tutti, come fa il mio papà quando si arrabbia. E perché ho scelto di leggervi questi passi? Perché raccontare la violenza, secondo me, è il primo passo, e non a caso, dopo chi mi ha preceduto prima ha parlato di andare nelle scuole. Raccontare la violenza ai bambini è difficile, è delicato. Come si fa? Prima mi sono salutata con Dora, gli ho raccontato cosa volevo fare con Dora Ricca, che ovviamente conoscete tutti, e dici, come fai a parlare di questo? E non ci si deve spaventare del raccontare. E uno dei motivi che rende particolarmente difficile contrastare la violenza è che, tra l'altro, le vittime molto spesso sono inconsapevoli di subire violenze. Allora questo può essere uno dei motivi e anche uno dei mezzi per parlare di questo tipo di emozioni negative, cioè la paura, rabbia e solitudine, e mi viene da dire anche tempo, sì, figurati, ecco, ecco il ruolo, e mi viene anche da dire impossibilità di essere aiutati. È chiaro che l'albo illustrato attraverso le immagini aiuta, però prima di tutti è un libro coraggioso, ecco perché ho voluto parlarvene. È un libro coraggioso ed è uno
dei pochi che tratta questo tipo di argomento e soprattutto sono esplicitate. Avete sentito come è scritto chiaro quando papà rientra, quando mamma piange. Chiaramente non è un libro facile ed è né tantomeno c'è un tono consolatorio, che molto spesso è quello che accade quando si viene a conoscenza, si racconta e si parla della violenza, però dà speranza. E soprattutto c'è anche un lieto fine, che non è un lieto fine, perché ritornano a vivere insieme, si portano il gattino a casa, ecco perché il titolo, però le tracce della violenza non si dissolvono. E con questo vi saluto, grazie. Salve a tutti, sono Laura Galofero, studentessa dell'Università della Calabria. Questa sera sono qui per rappresentare l'associazione Donne per l'Unical. Questa associazione opera da diversi anni nell'Ateneo. Nasce con lo scopo di promuovere la crescita della vita sociale e culturale degli studenti dell'Università della Calabria, prestando particolare attenzione al mondo femminile. La nostra missione è quella di stimolare le studentesse alloggiate e non nel campus a partecipare in modo più attivo alla vita politica. Per noi questa è una delle strade per la definitiva realizzazione del principio costituzionale di pari dignità e diritti tra uomo e donna, rappresentando nel contempo anche il volano per la crescita umana e civile della nostra società e in modo particolare del nostro campus, dove il ruolo della donna ha bisogno di essere valorizzato, luogo dove la cultura e la conoscenza è praticata quotidianamente e dove si sta formando la classe dirigente del futuro. La nostra presidentessa, Maria Francesca Corace, è da sempre impegnata nella politica universitaria. È stata infatti rappresentante degli studenti nel consiglio di corso di laurea di servizio sociale ed è attualmente rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Oltre a lei, ben altre associate sono attualmente rappresentanti degli studenti nei vari consigli dell'Ateneo. Oltre a questa nostra promettente realtà universitaria, voglio sottolineare l'importanza delle associazioni come primo baluardo per le donne vittime di violenza. Grazie alla nuova legge del Codice Rosso, da poco approvata alla Camera, viene dato un trattamento particolare ai casi di violenza sulle donne, con una corsia preferenziale, con indagini più veloci e maggiore potere alla magistratura per combattere questo problema. Ed è proprio per questo che le associazioni come la nostra oggi ancora di più possono fare l'anello di congiunzione e da filtro tra le istituzioni e le donne vittime di violenza, dando supporto e sicurezza ad alcune donne in alcuni casi lasciate sole. Non sono stati pochi infatti i casi di cronaca delle donne che non hanno denunciato i propri carnefici per paura o per la mancanza di una figura che aprisse loro gli occhi. I mezzi per raggiungere queste donne possono essere tanti, come le iniziative di sensibilizzazione su questo tema, o anche solo con un lavoro costante giorno per giorno. Facciamo quindi appello a tutte le associazioni che lavorino verso questo obiettivo, come in quanto storicamente l'emancipazione di qualsiasi soggetto è sempre passata per la vita svolta nel tessuto sociale, da gruppi intermedi di promozione sociale, come le associazioni, attraverso le quali diviene più incisiva l'azione di tutela e difesa rispetto all'azione del singolo individuo. E poi volevo anche aggiungere, sempre se c'è tempo. Vado. Abbiamo pochissimo tempo a disposizione. No, volevo soltanto aggiungere un piccolo passo, diciamo, di un libro di una donna che è stata sciolta nell'acido dal marito, che era un mafioso, e che il titolo di questo libro sarebbe Il coraggio di dire no. Secondo me bisogna avere il coraggio di dire no, sia se si è donna sia se si è uomo. Grazie. Allora, io intervengo senza un intervento, nel senso che l'intervento parte da una riflessione fatta sulla sorta degli interventi che mi hanno preceduto. E la riflessione è questa: noi viviamo in un periodo storico in cui siamo tutti estremamente interconnessi, siamo tutti insieme come delle sardine, ma
ciononostante siamo enormemente soli, enormemente divisi, c'è qualcuno che ci vuole dividere, noi contro loro, nord verso sud, bianco contro nero e via dicendo. Purtroppo una metodologia di approccio a certi problemi rischia di creare ancora questo. Credo che il movimento femminista attuale, contemporaneo, ha precapito, e cioè che non è donna contro uomo, e che un allargamento di diritti necessita ovviamente che quei diritti vengano portati avanti da tutti, quindi anche dagli uomini, è necessario questo. E purtroppo, per quanto le leggi siano in parte arretrate, in parte non arretrate da questo punto di vista, questo può partire, cioè questo processo, questo meccanismo può partire soltanto da un processo di educazione della gioventù, ma non educazione solo al rispetto, non soltanto educazione sessuale, come qualcuno diceva, ma un'educazione a quella che io personalmente definisco, diciamo, etica dei sentimenti, che sembra una cosa ridicola, ma non lo è. Kierkegaard diceva che quello che muove l'uomo all'affetto e alla comprensione dell'altro è l'etica della pietà, ossia della compassione, e questo per una semplice ragione, che il termine compassione viene utilizzato nelle lingue del nord in termini diversi rispetto al nostro. Noi pensiamo che compatire una persona significa condividere il suo dolore. Nell'omonima traduzione dei paesi del nord, compatire significa vivere il sentimento altrui. Educare i ragazzi, ma tutte le generazioni, i sentimenti, significa combattere non la violenza di genere, ma la violenza in genere, scusatevi la gioventù. Una persona che ha dei sentimenti non sarà una persona che discrimina gli altri, difficilmente lo farà, sarà una persona che difficilmente offenderà un immigrato, offenderà un barbone, offenderà un anziano, e che quindi alzerà le mani su una donna. E niente, la reazione è questa. Mi scuso per il nome, perché purtroppo ho il nome di un giornalista patriarcale, non ci posso dire. Grazie. Anna Maria Esposito, io sono un esposito e faccio parte del collettivo Femmine No Sentine Lotta, anche se oggi sono qui a titolo esclusivamente personale, per ricordare Tiziana Candone, che è una donna che a 30 anni si è suicidata perché sono stati diffusi online dei video che la ritraevano in atteggiamenti sessuali, diffusi online senza il suo consenso, e si è suicidata anche perché in maniera molto ipocrita la società prima l'ha condannata e dopo l'ha pianta, però una volta che era morta. Sono sempre stata una persona riservata. Io ero e sono, a modo mio, Tiziana. Ho sempre pensato che le lettere da Dio fossero una consolazione da lasciare ai propri cari, un atto dovuto nei confronti di chi resta. Mi rendo conto solo oggi che non è così. È incredibile come la vita rimanga il punto di riferimento persino di chi muore, l'ultimo avamposto di un'umanità e di un'identità. E scrivo questa lettera perché sono Tiziana e voglio che di me resti una traccia. I nomi riflettono l'amore di chi li sceglie, ma in un attimo diventano pesanti come macigni. Mi sorprende sempre la leggerezza con cui vengono violati. Non sfiora il pensiero di star calpestando qualcuno che vive proprio come noi. Così è questo che accade. Ci riferiamo agli altri depersonalizzandoli, nell'ottica onnisciente di chi inquadra un essere umano in base alle circostanze. Tiziana è una troia, non avrebbe fatto ciò che ha fatto altrimenti. È una troia superficiale, perché ci sono anche quelle giudiziose e prudenti. Lei non lo è stata, e ora è giusto che paghi le conseguenze di una colpa doppia. Tiziana è una sempliciotta e ingenua, tanto bella quanto stupida. È stato detto tanto su di me. Il mio nome è rimbalzato sbattuto tra le prime pagine dei giornali come una frustata sul mio viso. Eppure nessuno si è chiesto cosa significasse essere Tiziana da 30 anni. Tiziana con un vissuto, Tiziana con una storia, Tiziana con una dignità. La domanda più banale non è affiorata. Chi è Tiziana? Spesso parlando degli altri ci si appropria in un istante di un'identità istituita con anni di sacrifici ed errori. Solo perché la fatica non è nostra, non chiediamo il permesso prima di varcare una sfera così privata. E oggi sono qui e mi chiedo a cosa serva spendersi, se in un attimo tutto crolla giù, se basta un video a raschiarmi via. E mi chiedo quale sia stato l'errore. Ho sbagliato a comportarmi come volevo nel mio privato? E mi chiedo se debba morire per meritare l'oblio di cui ho bisogno. E questo è il prezzo da pagare per sciacquare via uno stigma? È difficile andarsene. Pensano che io odi la vita per ciò che mi ha fatto. Vorrei restare per sempre dissolta in questo concerto di voci che si confondono. È l'esodo dei diversi, la contraddizione di chi come me non può sopravvivere,
perché non c'è spazio qui per noi. Noi che siamo la maglia che non regge, lo strappo che scopre la ferita. Noi che con le nostre piaghe incarniamo la testimonianza di un perbenismo bugiardo, sporco di sangue e ipocrisia. Amo la vita ma non posso restare. Mi aggrappo all'alba satura di colori, non sono pronta a lasciarli andare. Chiudo gli occhi e sento la prepotenza della vita in me, mentre ogni crepa risplende, perché dalle fratture spezzate che entra la luce. Serro le mani nelle tasche, strette alla mia fede, amo la vita. Forse sono già morta e non me ne sono neanche accorta, mentre l'inconsistenza mi attraversa come un'immagine sfuggente. Li vedo ridere, li vedo condividere i miei video, con un semplice tocco li vedo squarciare un'esistenza e sento il peso degli altri imprimermisi addosso, sento la pelle lacerarsi sotto una pioggia di giudizi roventi e allora mi fermo all'improvviso, raduno insieme le mie cicatrici e mi disperdo come una acrobata sull'acqua, perché sono Tiziana e vado via così, amando la vita. Grazie. Buonasera. Era entrata nel mio mondo, nell'umbrabile e umorosa Umbertlandia, con imprudente curiosità. Lo avevo esplorato con un'alzata di spalle e divertito disgusto, e ora mi sembrava pronta a lasciarlo, mossa da qualcosa di molto simile al pure semplice ribrezzo. Non vibrava mai al mio tocco, e un acido cosa cavolo stai facendo era l'unica che compensa le mie fatiche. Al rame fatato che le offrivo, la mia sciocchina preferiva i film più sdolcinati, gelati piccoli. Se penso che tra un hamburger o un hamburger le sceglieva, invariabilmente con agita precisione il primo. Nulla è più atrocemente crudele di una bambina adorata. Vi ho detto il nome di quella gelateria in cui sono stato un attimo fa, pensate un po', la glaciale regina. Con un sorriso un po' messo la soprannominai Lolita, la mia glaciale principessa. Lei non capì quella malinconica battuta. Oh, non guardarmi con quel cipiglio, lettore. Non voglio farti pensare che non riuscisse a essere felice. Devi capire che il viaggiatore incantato, posseduto da una linguetta all'air servito, sta per così dire oltre la felicità. Nulla al mondo, infatti, dà tanta beatitudine quanto accarezzare una linguetta. E ho sconfuso quella beatitudine, appartiene a un'altra classe, a un'altra categoria di sensi. Nonostante i nostri battibecchi, la sua villa mia, tutte le storie e le smorfie che faceva, e la volgarità, e il pericolo, e la spaventevole inanità di tutto quanto, io ero sprofondato nel mio paradiso d'elezione, un paradiso i cui geli avevano il colore delle fiamme dell'inferno, ma pur sempre un paradiso. Oggi, se voglio essere un assassino, devi essere uno scienziato. No, io non ero né l'uno né l'altro, signori e signori alla giuria. La maggioranza dei criminali sessuali che bramano un rapporto palpitante, dolce e gemente, fisico ma non necessariamente vitale con una fanciulla, sono sconosciuti innocui, inadeguati, timidi e passivi, che chiedono alla comunità solo il permesso di perseverare nel loro comportamento cosiddetto aberrante e concretamente inoffensivo, i loro piccoli, umili, ardenti, privati atti di deviazione sessuale, senza che la polizia e la società tutta infieriscano troppo crudelmente su di loro. Noi non siamo dei depravati, non violentiamo come fanno i brevi soldati, siamo miti signori infelici, con occhi da cane, sufficientemente ben integrati da saper controllare i nostri impulsi in presenza degli adulti, ma pronti a dare anni e anni di vita per l'unica occasione di toccare una linguetta. Non siamo, nel modo più categorico, degli assassini. I poeti non uccidono mai. Lolita di Nabokov. Buonasera a tutti. Io non ho preparato l'intervento, però in base a quello che ho sentito mi è venuto insomma qualcosa da dire. Ringrazio tutti perché sono stati degli interventi bellissimi, ma in particolar modo, perché quello di cui vorrei parlare io, sarò breve, duro, sui bambini. La violenza che subiscono i bambini, non direttamente, ma da quello che vedono. Io vorrei parlare della violenza domestica, quello che vedono e che subiscono i bambini. Non so se voi ve lo siete mai chiesto, se ve lo siete mai domandato, avete provato a immaginare che cosa si prova. Vedere
il vostro padre esercitare violenza su vostra madre e voi siete piccoli e vi chiedete perché succede questo, che cosa c'è di sbagliato magari in vostra madre, perché non capite che cos'è. Però vi rendete conto che è sbagliato, perché magari andate a casa di un'amica, di un compagno e vedete che non è la stessa realtà che vivete voi, perciò capite che non è la stessa cosa, che non è giusto quello che voi vedete. E non capite perché quando succedono delle cose magari vostra madre, per difendervi, magari vi manda a casa di un vicino, di un amico, per non sentire, per non vedere, però voi sentite e vedete lo stesso, non c'è bisogno spesso di vedere, perché poi i figli sono, questo lo penso io, sono legati da un cordone umbilicale invisibile con le loro madri, quindi quando loro soffrono voi lo sentite lo stesso e continuate a chiedervi perché, e perché vostro padre con voi è diverso, è quasi perfetto, quindi vi chiedete, forse vi viene il dubbio che allora è la mamma che ha qualcosa che non va, invece non è così, è sbagliato, e non tutti gli uomini sono così per fortuna. Però è importante far capire ai bambini, alle femminucce, ai maschietti, che questo non dovrebbe viverlo nessuna donna, ma non dovrebbe viverlo nessun bambino. Non dovrebbe approcciarsi alla violenza mai, in nessun caso, ma soprattutto da bambini, quando vi viene rubata l'infanzia, l'adolescenza e anche oltre, se è il caso. Allora, quello che vorrei dire io, al di là di leggi, Stato o quant'altro, penso che sia difficile per una donna che si trova in quella condizione, finisco, giuro, e denunciare, perché non è facile, perché la violenza anche fisica è prima di tutto violenza psicologica, quindi è difficile che qualcuno ti possa credere, è difficile che qualcuno ti possa aiutare, spesso chiedi aiuto, non lo ricevi, devi tornare a casa e devi ricevere anche il resto per aver chiesto aiuto altrove, perché lo hai fatto, perché lo hai detto. Quindi secondo me bisogna agire prima di tutto, non sulla donna, io scrivo anche in precedenza questioni sull'autostima della donna, secondo me non è una questione di autostima. Le donne sono come gli uomini, hanno delle caratteristiche particolari, si può avere un'alta autostima, una bassa autostima, è indifferente, non per forza una donna deve essere forte, deve sentirsi bella, intelligente, ognuno è quello che è, va bene così, non c'è bisogno di cambiare. Quello che bisogna fare è insegnare ai bambini fin da piccoli nelle scuole che la violenza è sbagliata, ed è sbagliata in ogni caso, e non si fa tra donne, non si fa un uomo su una donna. Questo va insegnato. Io a scuola non l'ho mai sentito da nessuno, eppure avrei voluto sentirlo, ed è questo quello che si deve fare, partire dalle scuole e insegnare ai maschietti, così come alle femminucce, che questo non si fa, che è sbagliato, che la violenza non si fa mai in nessun caso. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti. Come Fridays for Future Cosenza avevamo preparato un piccolo contributo per voi che avremmo dovuto leggere ad oggi. In realtà io e un'altra attivista del movimento, Veronica, ma Veronica alla fine all'ultimo momento perde turno di lavoro, quindi dovrete accontentarvi di me, e mi dispiace perché alla fine io sono detentore di quel privilegio maschile di cui il primo video di Fine Page ha parlato, il primo video che abbiamo visto, e alla fine non subisco io sulla mia pelle ogni giorno le discriminazioni, gli stereotipi, le molestie, non allo stesso modo delle mie coetanee donne, non saprò rendere, quindi
che in fondo il contributo che hanno preparato per voi. Come all'interno di Fridays for Future Cosenza ci siamo a lungo interrogati e a lungo ci interrogheremo sul concetto di intersezionalità, perché alla fine noi crediamo che il sistema che pensa al nostro pianeta come mero serbatoio, come mero serbatoio di risorse e combustibili da cui trarre profitto, è lo stesso che violenta e domina i corpi delle donne. E in Italia e anche in tutto il mondo in realtà stanno sorgendo collettivi eco-transfemministi. Allora, il sistema che violenta la donna è lo stesso sistema che violenta la terra che calpestiamo e avvelena l'aria che respiriamo. Monopolio, egemonia, potere centralizzato, individualità, dominazione, colonizzazione, patriarcato, imprigionamento, genocidio culturale, barriere, violenza, guerre, morte. Questo è il vocabolo del sistema in cui viviamo. Il corpo e la vita delle donne vengono così asservite al patriarcato che ne cancella l'identità, relegando le donne in stereotipi di genere e preferendo all'economia del dono l'economia soggiogata dalla rimborsa al profitto. Noi immaginiamo e crediamo sia possibile invece un mondo in cui non esisteranno più prevaricazione e accumulo, ma condivisione e rispetto, dove vica l'economia del dono, la devozione alla terra e le sue risorse siano distribuite equamente, un mondo in cui società e natura coesisteranno in armonia. Un futuro umano è possibile, possiamo educare persone, non uomini, non donne, solo persone in armonia con ciò che ci chiede la vita, la madre terra. E le immagini che vi sono apparse sullo schermo volevano contrapporre i bellissimi paesaggi del nostro pianeta e i paesaggi deturpati, trasformati, le nostre città devastate da un sistema che, ripeto, per noi opprime i corpi delle donne e violenta il nostro pianeta minacciandoci di estinzione. Grazie a tutte e a tutti, a chi è rimasto fino alla fine. Buonasera a tutti, io sono Martina Marella, il mio intervento non era previsto, però l'organizzatore di questo evento, mi dispiace che le sedie sono un po' vuote rispetto a prima, è Francesco, che è un mio carissimo amico, e ho l'occasione pubblicamente per fargli i miei complimenti, perché è ammirevole la costanza, l'impegno, la costanza con le quali porta avanti i suoi progetti, e se oggi siamo qui è anche grazie a lui. E noi siamo stati compagni di banco, siamo carissimi amici, e quindi io voglio pubblicamente dire che sono fiera e orgogliosa del lavoro che sta facendo, perché è un ragazzo dal quale poter prendere esempio. Bravo. Sicuramente è un argomento molto delicato, adesso si sorride ed è giusto anche che sia così. E il mio intervento si giustifica probabilmente con il ruolo che svolgo professionalmente, che è quello dell'avvocato. Vedo in sala diversi avvocati, il che mi fa anche piacere,
Che dire, mi è capitato di dovermi occupare professionalmente di alcune vicende attinenti a fatti di violenza, soprattutto nei confronti delle donne, perché è quella più dilagante, però ricordiamoci che ci sono anche diversi casi di violenza sugli uomini e non bisogna mai dimenticarlo, perché la violenza è un concetto generale. Da avvocato, il mio intervento ovviamente improvvisato, quindi mi perdonerete se ci saranno delle pause perché devo un attimo ricollegare le idee. E sicuramente laddove vi siano episodi più spinti da un punto di vista di gravità del reato, allora la denuncia è fondamentale, però la denuncia di per sé non appare risolutiva del problema, perché la verità è che spesso l'esercizio di violenza non risulta così manifesto. Siamo abituati a parlare di violenza fisica, che è sicuramente quella più visibile, quella più tangibile, se vogliamo. Ci sono tante altre forme di violenza molto più subdole e molto più, a mio avviso, pericolose. La domanda che sorge spontanea qual è? Come è possibile evitare? No, io per ultima, proprio perché non voglio tempo, vorrei un attimo concludere il mio intervento, dopodiché vi lascio andare. Tra l'altro si è liberi di uscire se si vuole. Qual è il problema principale? Cioè, com'è possibile evitare l'insorgere di questi drammi e di queste tragedie? Perché se vogliamo parlare seriamente, la violenza, cari amici, è incredibile. E allora come si inizia? Si inizia con denigrazioni, si inizia con offese, con il controllo del cellulare nel caso dei partner, con l'allontanamento dagli amici, dai parenti, cioè solo dopo subentra quella che è la violenza fisica su una persona. Ma prima di giungere alla violenza fisica ci sono tanti dettagli prodromici poi all'evento probabilmente irreversibile. E allora, da avvocato, cosa posso dire? Sicuramente il legislatore non ha lesinato provvedimenti legislativi espressamente diretti alla tutela della donna, anche perché siamo al cospetto di un vero fenomeno di emergenza sociale, ma sicuramente vi è un problema di fondo. Il problema di fondo è che l'impianto normativo, che è comunque avanzato rispetto agli altri paesi o comunque rispetto a quanto accade nel resto del mondo, le donne che in Italia denunciano o chiedono aiuto alle istituzioni rappresentano soltanto il 12% delle donne violate. E questo dato, cari amici, vi dovrebbe far riflettere, perché il 12% è una percentuale bassissima. E allora che cos'è necessario? Che cos'è fondamentale? Fondamentale è una grossa opera di sensibilizzazione. Sensibilizzazione al fine di indurre tutte le donne violate a denunciare o quantomeno a confidarsi con quelli che sono gli amici, che probabilmente saranno più interessati magari al drink della bodega piuttosto che ascoltare il disagio di un amico, questo non lo so, però fatevi sentire. Una sensibilizzazione che ovviamente non può prescindere da alcune modifiche, come ad esempio la modifica della normativa processuale penalistica. Io sono un avvocato e io vi assicuro che affrontare un percorso giudiziario è estenuante, perché bisogna ridurre e snellire quanto più possibile il percorso giudiziario, perché diventa e si trasforma in un vero e proprio calvario. Quindi la donna è disincentivata a denunciare, perché che cosa succede? Succede che si determina una rivittimizzazione di chi la violenza l'ha già subita. E allora, come dice Voltaire, e sinceramente non ha torto a mio avviso, è che il processo è già esso una pena.
Perché dobbiamo pettinare? Il processo è già esso, vabbè, non ho bisogno di microfono. Il processo è già esso una pena, benissimo, deve valere per l'imputato, non deve valere per la persona offesa che denuncia e che chiede aiuto alle istituzioni, soprattutto alle persone giuste, le persone che hanno acquisito competenza sul campo, che a seguito del ruolo che svolgono, delle specifiche esperienze, si attivano prima per capire il momento difficile che la donna vive e dopo fornendole gli strumenti per poter far fronte a queste situazioni affinché la situazione non peggiori o non degeneri. Allora, io vi lascio con uno spunto di riflessione. Lunedì è la giornata mondiale della violenza contro le donne. Benissimo, pubblichiamo foto, indossiamo magliette, slogan, dipingiamoci il volto, ma ognuno di noi, se vuole cambiare questa società che per certi versi è malata, deve agire nel proprio microcosmo, nel capire nei propri contesti professionali, ludici, relazionali, se le persone hanno veramente bisogno, perché la violenza, ragazzi, non è soltanto quella fisica, c'è la violenza verbale, c'è la violenza psicologica e non tutti hanno gli strumenti per far fronte a chi ti sovrasta. Purtroppo non ce li hanno tutti e allora bisogna aprire gli occhi e bisogna guardare il giardino del vicino, ammirandone il successo e non screditandone l'errore o incutendogli la vergogna di denunciare, perché qui c'è vergogna, ma la vergogna è quella di non tutelare la libertà personale, ragazzi, è un diritto inviolabile, è la libertà dell'individuo. Purtroppo mi infervoro, sì, perché sono una donna, grazie a Dio non ho mai subito violenza perché la mia personalità non me lo consente, però vi assicuro che anche nel mio lavoro ho visto tanti casi di persone veramente, veramente soggiogate. La violenza non è soltanto quella fisica, ripeto, è anche quella psicologica, per cui indossiamo magliette, pubblichiamo foto, dipingiamoci il volto, però agiamo nel nostro microcosmo, nei nostri contesti, perché così possiamo aiutarle le persone, aiutarle fattualmente, non con le parole. Con i fatti, ragazzi, con i fatti. Nessuno ha il diritto di ledere la nostra libertà. Nella Costituzione leggiamo è un diritto inviolabile, ma che cosa significa? Non dobbiamo essere liberi, dobbiamo divenirlo, e questa è la grande conquista. Grazie. Daniela Carrasco è stata violentata, torturata e impiccata perché simbolo delle proteste in Cile. Un evento tragico risalente ad un mese fa, di cui i media hanno dato notizia solo poche ore fa. Quando l'odio diventa codardo, se ne va mascherato in società e si fa chiamare giustizia.